Buongiorno, siamo un po' in ritardo Ma perché oggi. vengono così? Non so, I'm sorry, we are a little bit late today, but we are here as promised. Comunque siamo qui. Purtroppo non so, c'ho un problema tecnico come al solito con il telefono e quindi mi dispiace, ma sulle domande non so quanto potrò rispondere. I'm sorry because I can't read properly your questions today. There's a little technical problem with my phone, as usual, but okay, so we go ahead anyway. Allora, oggi ragazzi siamo qui con Luca, l'uomo mascherato. Allora, we're starting the week using the masks also during the application of the videos. This is internally a rule. We're trying to stick to our rules and we don't want to create any problem with our colleagues. Well, I guess we will get used to it. Quindi da oggi cominciamo ad usare anche noi le mascherine quando facciamo i nostri video. Purtroppo non possiamo fare altrimenti, purtroppo per fortuna, nel senso che noi ci atteniamo alle regole, i nostri managers ci dicono che appunto per sicurezza dobbiamo farlo e noi lo facciamo. Detto questo, usiamo le mani, quindi la creatività, maschera o non maschera, with mask or no mask, we have no problems about creativity. Che cosa facciamo vedere oggi, Luca? Allora, oggi ci occupiamo di Africa. Africa è il nostro rivestimento metallizzato per interni e potete vedere qui questa bellissima cartella colori dedicata. E praticamente il prodotto nasce già colorato, cioè è possibile averlo in tutte queste colorazioni già preparate. So Africa, what are we showing to you today? We're talking about Africa. Africa has been around for maybe over 15 years. So it's a very, very traditional product by Novacolor. It's a fine metallic plaster that we use both in interiors and exteriors. Sorry, not exteriors, only interiors. It's a product that we normally apply with a trowel, but most of all, it's something that we recommend in terms of being easy, very easy to apply. So these are products that do not require an extreme long process. They're not labor intensive, as we would say. And for this reason, we think that they can be easily installed almost everywhere. Quindi stavamo spiegando che con oggi facciamo vedere anche qualche prodotto più facile da installare, non che siano meno creativi, perché guardate questo pannello spettacolare, anche questi pannelli con più effetti, più colori, possiamo fare veramente delle cose incredibili anche con un prodotto semplice come Africa. Assolutamente, sì. Però Lo vogliamo proporre in una chiave diversa rispetto alla classica applicazione, per far vedere che comunque anche con un prodotto a bassissimo spessore, metallizzato, molto semplice da utilizzare, quindi parliamo di applicazioni o a spatola o a rullo. Quindi, very easy to apply, roller or spatula, trowel application, Si possono ottenere degli effetti molto molto to particolari. reach extremely, extremely interesting, elegant, sophisticated effects like the ones these two that I'm showing here. So, quindi praticamente pareti belle, interessanti, però anche un pochino più veloci da realizzare rispetto Esattamente. magari alle texture alle quali ci siamo abituati, che sono sicuramente eccezionali, ma a volte vanno anche incontro a dei budget che magari non ci sono e anche a dei Sicuramente, tempi un po' anche più dei tempi lunghi. un pochino più lunghi Allora, qui andiamo direttamente su un pannello preparato con Nova Primer. So we have, as always, our primer, Nova Primer. So this is actually our standard procedure, our standard preparation.
We normally, when we do interiors, we always go with Nova Primer, diluted 50% with water and applied with a roller normally. And then we take this product, Africa. As you can see, the product Africa comes already Asmara. Tinted. This is Asmara, so that's the name of the color. And we put it on very quickly, very nicely with a stainless steel trowel. In questa fase dobbiamo solo applicare il prodotto e cercare di andare in copertura totale. Okay. Luca, mi dicono dalla regia che si sente poco il tuo parlato, quindi tra la mascherina e la distanza del telefono. Cercherò di parlare più forte, ok? Ok, grazie mille. Adesso con la prossima diretta ci mettiamo anche il microfonino, così stiamo ogni giorno e miglioriamo. Allora, sto applicando Africa nella tinta Asmara e sto cercando di coprire, di andare in copertura totale su tutta la superficie. È verticale. Sì, c'è un problema di impostazione di telefono questo, perché la visione è verticale. Non è da girare? Sì, è da girare. Non so come mai. Adesso proviamo un attimino a capire come fare. No, sarà questo? Quello che è qua? No, non lo so. Se io qui ho questo. Ok, so we have done our first coat of Africa. I need your help. Our first coat of Africa in with a trowel, and therefore we let it dry. So we start again. So this is the panel that we're doing. You see Africa in this multiple tone combination with a stencil technique, and we have done already our first coat of Africa, right, with a trowel application on top of Nova Primer. E qui abbiamo adesso Luca. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Ok. Qui ho applicato una mano uniforme di Africa colore Asmara. Ok. A spatola ho curato solamente l'applicazione per fare in modo di coprire perfettamente tutta la superficie. Okay, so basically what we have done, we have applied one coat of Africa with trowel application everywhere. Suppose you have your big wall, so you do this everywhere with the trowel without worrying too much, without creating any specific texture. And then we move to the second coat. Okay, adesso quello che devo cercare di fare è creare questo particolare effetto di lavato utilizzando due colori diversi, sempre lo stesso colore Asmara, che è quello più scuro, cercando di mixarlo durante l'applicazione con il colore Bengasi. Ok, vi faccio vedere come si fa direttamente. Okay. Perché a noi ci sembra già molto bello così, senza neanche mettere lo stencil, però se proprio insisti. Oh, doesn't matter. Fanny, yes, thank you. I think I'm absolutely hopeless with this phones, but you know, we try our best. Okay, so the point of this application, as Luca was saying, is that we want to achieve something like this, where you see the two colors, right? So we have a black Asmara and then Bengasi, which is a gold of the Africa collection. So look at how Luca is doing his application. He's basically applying quite randomly a second layer of Africa. Esatto, vi spiego quello che sto facendo. Perfetto. Sto mettendo il colore Asmara sulla spatola. Just a second. So we're putting Asmara, the color, the fine metallic plaster on the trowel. E invece di utilizzare la spatola con l'angolo aperto, la tengo abbastanza piatta sulla parete. And then we keep the trowel quite flat, as you can see on the wall, and we keep spreading the product from up to down, and vice versa. Faccio questi movimenti verticali. Very quick vertical movements. Ciao Dritan. Cercando di creare delle zone con del prodotto applicato.
So the whole purpose is to create areas where we still have some product applied, but not everywhere. So we're not looking at hiding, covering the whole surface with the second coat, but more random sad texture. Mm-hmm. Adesso. Then what happens? Then we take another color, and this other color, as we said, is a gold. Benghazi. This is a beautiful pale gold of the Africa collection. Again, we put it on the trowel. Esatto, right? Ne metto un po' sulla spatola. E vado a lavorare a zone, diciamo, cercando di battere sulla superficie, rilasciando un pochino di prodotto. Okay, and again, I don't want to put it on everywhere. You see, he's using the trowel, just kind of, you know, dubbing the trowel onto the wall so as to leave a little bit of product on the wall itself. You see, I don't know if you can see this with... scusami, non ho seguito dall'inizio. Allora, Dritan, questo è Africa, è un prodotto metallizzato di Nova Color, una finitura da dare normalmente a spatola in due mani per interni. Abbiamo fatto una prima mano, un primo strato di colore nero applicato in maniera uniforme e adesso stiamo mostrando come andare a ottenere quel tipo di effetto, ok? Quindi una combinazione di due colori. Esattamente. Allora, ho delle parti di colore scuro applicato ancora fresco. Vado con il colore più chiaro, mettendolo direttamente sul palmo della spatola. Ok, so we still have some areas where the darker color, the black, is still very wet. So we blend in these two colors, the black and the gold together. Hi Kanak, this is what you call Royal Play June in India. So I guess you have used it before, and you actually have exactly the same color, the black and the gold. So the black color is still wet in the second layer. The first layer is totally dry. And then we basically blend in these two colors together so as to get something very, very, how can I say, natural. So we don't want these stripes to look like the prison stripes, as I call them, but to be super, super natural. Hmm? Esattamente, perché utilizzando questa tecnica mixando i due colori fresco su fresco, si creano delle sfumature molto interessanti e diverse, per cui avremo delle zone un pochino più... Guardate ragazzi, anche sul telefono è veramente bello. Infatti Stefano dice, ma peccato usare gli stencil, è già bello così. Assolutamente d'accordo. Diciamo che facciamo vedere tutti gli step, vero Assolutamente, Luca? Assolutamente, certo. So it looks beautiful even without the stencil, somebody says. And actually we don't have to use the stencil, but we're just kind of taking you through the whole process so that you know what to do and where to stop, and basically you can do whatever you like. Grazie Davide. Andiamo avanti. And so we move on. So we have our bigger wall, as we said, so we keep on traveling and blending and melting these two colors together till the whole wall is done, basically. Fino a raggiungere l'effetto desiderato. Possiamo aggiungere, e qualora ci accorgessimo di aver esagerato con un colore o con l'altro, possiamo tranquillamente aspettare un attimo che il prodotto appassisca e poi andarlo a ricoprire per uniformare un pochino o per calibrare meglio l'effetto sulla parete. Perfetto. So what Luca is saying is that we can still go back and correct, meaning we can still add a little bit of product or color here and there if we feel that it doesn't look the way we want it to look. So the open time, when you do a technique like this one, where everything is again random, is not an issue. Ok, quindi noi continuiamo, andiamo avanti, facciamo tutta la nostra parete, esatto. Poi tac, ci ritroviamo con la parete asciutta, giusto? Facciamo un cambio veloce di muro, qui possiamo farlo.
So, ciao Giorgia, scusami, sono arrivata ora, anche il dorato è Africa, sì, sì, è tutto Africa, il dorato si chiama Bengasi ed è sempre della linea Africa. Ciao Vincenzo, sehr schön, Sven, wie geht's dir? Ok, ecco, e questo è... Questo è il prodotto finito, asciutto, l'effetto perfetto. Come potete vedere, rispetto a questo, ci sono delle sfumature un pochino più morbide, ok? Questo lo otteniamo praticamente utilizzando un nebulizzatore con dell'acqua. Una volta che il prodotto... Aspetta, facci vedere di nuovo il nebulizzatore. Ok, classico. Ok, so what are we doing here? We say this first in Italian and then I translate again. Vai Luca, spiegaci. Nebulizzo un pochino di acqua sulla spatola, direttamente sulla spatola. Poi vado a cercare di uniformare un pochino l'effetto che... Ok, so what we're doing here, we're still in our second coat. So before the whole thing dries out completely, we can still wet a little bit our trowel, so we basically never do that directly on the wall. We wet the trowel so that the flow gets better, and at the same time, this helps to blend in the two colors together. We're ready now to show you the final step. So we said we can either leave this as our final wall, no? Quindi sì. Possiamo lasciarlo, possiamo ci piace, lasciarlo è bellissimo. Direttamente così, oppure arricchirlo con l'applicazione di stencil. Io in questo caso non ho voluto appesantirlo troppo con gli stencil, perché volevo comunque mantenere la stessa tonalità di colore, quindi stonalizzare il colore. E andarlo a inserire solamente in alcune parti, cercando di mantenere la natura di questo effetto, che è la natura di un qualcosa comunque invecchiato. Ok, so what Luca is basically saying in Italian is that he didn't want to put to overdo. So even the stencil, the way he's used it, looks quite natural. So the idea is that you have like an aged wall done with a metallic plaster, so there is a little bit of modernity that we're adding to a wall that usually looks very traditional, and the fact that we use the stencil doesn't necessarily make it so heavy as sometimes, if not properly used, stencils can be. Sembrano infatti delle piastrelle, dice Stefano, invecchiate naturalmente, magnifico. Guarda, anche del vero l'effetto metallizzato è super soft, quindi è veramente una bella alternativa quando non si ha la possibilità, il tempo, la voglia, insomma, di utilizzare un prodotto a calcio. Il nostro Africa funziona sempre molto bene. Ciao Carmen, sì, hi volevo... Jack, hi Leo, hi everybody. Okay, so now we're using the, we start with the final, you know, the third part, which is how we use the stencil. So this is one of the stencils that belong to the Nova Color Stencil Collection. The name of this stencil Padaleo. Is? Padaleo Tile. Padaleo Tile. Okay, so this is part of the new collection that we launched this year. And yes, this is how you fix obviously the stencil, using a little masking tape, and then we start mixing. What are you doing, Luca? Quindi cosa stai facendo, Luca, adesso? Allora, io utilizzando sempre lo stesso colore Bengasi, vado a trasportare un pochino di prodotto sullo stencil. Okay, so let me see if we can show you closer. So basically Luca is using always the same color, Bengasi, and this color, he's doing it like a little, you know, like sponging on top of our stencil. Just being careful that we don't, as we said, overdo. So we don't want to hide, we just want to add a little touch. Quindi facciamo attenzione. Abbiamo due opzioni, o applicare il prodotto a spugna, oppure applicarlo a rullo, facendo attenzione di non coprire
tutta la superficie, ok? Okay, so we basically he says we have two options. We can also use a roller, but we really need to be careful that we don't deposit too much product, because if we put too much, then we're just going to hide completely what we had created underneath, right? The other option is that we do it with the roller, and then we just go over it with a little sponge, so that the sponge helps to keep the quantity of the product super thin. Esattamente. Ciao Gianni. Vado a trasportare un po' di prodotto, mm-hmm. semplicemente. Non devo fare pressioni particolari. So no pressure, no. This is really a super easy application that even me eventually I can do, I guess. So we don't want to put it too thick, as we said. You see, it's like little, like touch up, we can say, where you basically look at your wall and you decide how much and where you want to use the metallic paint. Volevo appunto far vedere che lo stesso colore, naturalmente incontrando la base dello stesso colore, mm-hmm. andrà a perdersi, ok? Per poi ritornare quando incontrerà il colore più scuro. È molto poetica questa cosa che hai detto adesso, Luca. Ne ridiamo perché la giornata è stata complicata. So what we are saying, we're laughing between us a little bit. We're saying Luca is explaining that wherever you do apply the gold color and you have underneath the same gold, obviously you lose a little bit the definition of what you're doing, and this is partially the beauty of it. At the same time, wherever you actually do the gold, like here, straight on top of your black Africa, then the gold itself will stand out very prominently. So it's really a nice combo of I see and I don't see, you know. So it does have to look like it's there, but we don't want it to look fake, and that's the tricky part of doing this technique. Yes, you can, Steph. I'm not so sure, Stefan, but anyway, in this like segregation, I'm practicing so many things that maybe one day I'll do a wall by myself. Okay, yes, it's really, really awesome. So, quindi il punto, veramente la cosa che volevamo trasferire anche oggi, è che ci sono così tanti prodotti all'interno della gamma Nova Color e così tante maniere diverse di applicarli, che non sempre è necessario ricorrere alle cose più complicate. Ora, queste non sono delle tecniche che noi consigliamo ai privati, no? Ovviamente non stiamo parlando di quello, ma stiamo parlando di dare anche ai professionisti magari qualche spunto per uscire dalla solo loop di quello che viene definito materico. Sì. Grande maestro Luca Donati, dice il tuo amico Fabio. Ma Stefania. Come fai? Fabio's everywhere. Ciao Antonio. So the point is we're not showing you this because we think that this is something that everybody can do. Like I was joking when I said I can do it by myself, of course. The idea is that we would like you guys, you professionals, to think that sometimes it's not only the plaster, right, Luca, the lime plaster that can make something good or something interesting. We also have products that are eventually easier to apply, where we can really create a nice depth, a nice, you know, like different sort of techniques and texture. Hi, Omar. So this is the way it looks now that it's still wet. Volevo ricordare che ho applicato Africa tal quale, senza aggiungere acqua, così come viene fornito dal imbarattolo, esatto. So Africa, the way we did it is like no dilution, neat, no water added, and this is how it comes and how you receive it in the bucket. This is what Luca says. And again, you can still, you see, like go back and do some little touch up, and when this all dries, we're gonna get sì, volevo far to something like this here. Okay. Che
E questo è il pannello che stavi massaggiando prima. And this is the sample board that we were doing together before, where actually Luca did the first, the second and third coat, so the two colors of Africa together. And again, what he's showing to you now is that you can still go back and just wet your little sponge. And even, you know, look at the way he's moving the sponge around. So not only horizontal or vertical, but also a little bit like sideways, because this movement is actually creating a nice flow on your wall. It looks like a bit of like goldish concrete. I don't know if you can get this from the camera, but it's really interesting. Esattamente, possiamo andare avanti proprio And we a can keep giocare on con and play with it as much as il we can. colore fino proprio ad ottenere delle combinazioni incredibili. Very interesting color combination. So you go back and you add a little bit of black. So, how you saying? Questo è proprio un prodotto che si lascia lavorare in maniera perfetta proprio per questo tipo Luca is saying that this is di a applicazione. super easy to apply product and it's like extremely easy to use it in this kind of decoration. Ok, quindi Luca, grazie mille per questi tuoi spunti creativi. Le pillole di Luca per oggi si concludono. Hi Hussein, how are you? Mi sembra che abbiamo fatto vedere qualcosa di davvero molto molto interessante. Ritorniamo qua su quello che è l'effetto finito. E prima di farvi vedere anche un'applicazione veloce con il nostro Herald, che nel frattempo pensavo di averla scampata, e invece no. So before we move on with another little application showed by Errol, I also would like to show you this beautiful piece of art done always. This is a mix of June and Africa, and these are the colors of our marketing campaign, the Joy Revolution. I hope you like it. It is really stunning in real. Now the light doesn't really help, I must say, but this is I'm sure you've seen photos of this interesting technique. Yes, grande artista. And you see how beautifully you can basically blend different colors and create something that really looks amazing. These are the Joy Revolution colors. You see here also a little bit of light blue and the silver and these darker areas. Looks like a nice big sky on top of us. Sì, è veramente bellissimo, Alessandro. Questo dal vivo è veramente un pezzo d'arte e l'autore di questo pannello, per dare così il giusto credito a tutti, è Marco Colli, che avete visto on stage last week. Yes, Hussein, it's amazing and I hope you can come and take a look at it. Ciao Vincenzo, grazie. Ok, allora noi adesso andiamo avanti, vi facciamo vedere ancora una piccola cosa, se riusciamo, a ripartire. Siamo qui con Herald. Ciao a tutti, buonasera. Tutto Ciao, ciao Herald, come stai? bene, Oggi. spero anche tutti. Scusate ancora per il disagio delle dirette adesso, perché la linea è molto molto più sicura. No, Herald, vuoi mettere sempre il dito nella piaga? assolutamente. Ok, quindi andiamo avanti praticamente sempre restando sul tema di Africa per farvi vedere ancora qualcosa di leggermente diverso, giusto, Sì, Herald? allora, per quanto riguarda l'Africa, abbiamo visto una soluzione bicolore lavorata con gli stencil. Volendo, le soluzioni possono essere veramente tante, Tante. tra cui un bicolore, un effetto marmo, combinando insieme i vari colori. So we saw the other, so we saw today Africa and the stencil technique and this kind of aged wall that Luca was showing to us before.
Then I showed you the big panel of the Joy Revolution campaign, and then here we have some slightly different technique where we can say that they're even less labor intensive, where we play with mixing different colors together, applied maybe horizontally like here, or more like diagonally as in the other board. Pure volendo, si possono ottenere anche questo tipo di lavorazione che praticamente oppure, rispetta la stessa tecnica che abbiamo visto nel panello precedente, però combinando anche un terzo, perché no, anche un quarto colore. Okay, and this is eventually another panel where we basically are used more or less the same technique of the bigger Joy Revolution panel, but just using two colors where we can basically play even more with other colors. Kanaka, I want to see you doing something like this in your walls. So questi, it's a challenge. Su questi ultimi due pannelli abbiamo utilizzato Dune opaco. Mm-hmm. Qua si vede anche il grado di lucido. Ok, molto interessante. Errol dice in questo caso ci siamo spostati da Africa a Dune opaco. You know that we have Dune matte on top of Dune silver, so a more like matte version of Dune, and here probably you can see the difference because the matte is becoming more and more popular, and for this reason we have played a little bit with the matte as well. Utilizza così come Africa la stessa tecnologia tecnico produttiva del mio master. Okay, so always a very sustainable product where we basically have replaced whatever traditional acrylic binder with what we call the biomass. And biomasses are binders that come from waste from agriculture normally. So no animals, just agricultural waste. Ok, Harold, quindi che cosa facciamo adesso? Qua possiamo procedere unendo diversi colori, cercando una tecnica simile alla palette che abbiamo visto prima. So guys, we are trying to do here a technique that is similar to the application that we saw on the larger panel. So we're basically going to mix different colors together. Come vedete, importante a mio avviso è usare il rullo. Questo perché fa delle lavorazioni un po' frastagliate. So if we use in this case the roller, you know, rather than the trowel that we saw before, we basically deposit a little bit more product probably, but we also create a slight texture, right, Errol, which is what is going to help us later on in creating the final. In questo modo diciamo che riusciamo a ottenere queste sfumature che con la spatola, grazie anche al taglio della spatola, sono un po' più difficili da ottenere. So the roller is helping us to create also some, as we said, different shades, different tones that with a simple troweling we would not be able to achieve, because the troweling would just put the product everywhere and hide totally the color of the first coat. Hello, Giorgio Grezan, how are you? Ciao Giorgio. Ok, quindi Harold, tu adesso stai utilizzando questo rullo così in maniera molto random e dopodiché possiamo unire un altro colore. In questo caso io utilizzo lo stesso colore del fondo della prima mano. Ok, so always with this fine metallic plaster we basically add another color on top, which is in this case the same color that Harold had used to create the first layer. Remember that we're trying to do something similar to the big panel that I showed you before, the Joy Revolution panel. Ciao Giorgio, come stai? Oggi abbiamo avuto un sacco di problemi di linea, Giorgio. Okay, so we keep on depositing the product with our roller. Harold, noi vogliamo arrivare a far vedere qualcosa di simile, ovviamente non identico, ma di simile al pannello di Joy Revolution, giusto? Quindi sì, ci muoviamo con questo rullo. La spatola si cerca sempre di unire le parti quando sono ancora fresche. So when the product is still wet, so we said we use the roller, we do a first coat with the first color, in this case it was like a pale grayish color. Then we did another coat on top, always with the roller, quite random, in a silverish color, and then again in certain area the same grayish color of the first coat. Once the product starts to set, so it doesn't have to be totally dry, we go back always with our stainless steel trowel and we kind of
compress it gently, a little bit. This compression helps create more depth. Quindi comprimendolo un po' con la spatola, noi tiriamo fuori anche un pochino di profondità in più, giusto, dalla nostra parete. Esatto, questi diciamo sono i colori di base. Dopodiché possiamo unire, creando più contrasto, i colori scuri che avete visto prima nel pannello, cioè il rosso e il nero. Ok, quindi questa è la nostra base e adesso andiamo ad incorporare delle tinte più scure. So let's say that this is our base, we can say. So we created like the perfect undercoat or base coat for the technique that we want to show you. And then while everything is still wet, we start incorporating some darker colors. Now here... Come vedete, si cerca sempre di fare un disegno che non sia perfetto. So we're always trying, while we do this, we always try to keep it random. So we don't want to do something that is totally, that is perfect, because first of all, we don't like perfection, right? And second, perfect looks always kind of repetitive. It doesn't look natural. So what we do is we use the roller, we help ourselves with the roller because that's faster, but at the same time we take the trowel and we start mixing and blending again as we did before in the other panel, this darker reddish color along together with the silverish color that we had applied before. Now, how you do this is really depending on your personal taste and the type of final effect, final look that you're looking at. So remember, like here, this is what we're looking at, right? So this is the type of effect and the sample that we want to achieve on our walls. So basically we have some areas, it's like a sky really, you know, if we look at it, where you have these darker reddish, you know, areas, and then the silver, like the clouds, and a little bit of blue. So everything, once it is done, has to look very, very natural. Yes, Beth, the base coat is beautiful all by itself too. You're right. I mean, sometimes less is more, right? So we don't always have to overdo on create effects that are so spectacular, because with these products we can do really super interesting application only with just very little effort. Lascio la parte esterna un po' più esposta. So Errol says I leave the external part, let's say, a little bit more exposed, so I don't hide everything with the red. It's a beautiful red, by the way. I don't know if you can see this with the camera. Il 318 Maputo. So the number of this color is 318. Ok, quindi Errol, che cosa facciamo adesso? Qua, una volta che abbiamo un po' di contrasto, volendo, possiamo anche unire certe parti. Ovviamente queste sono delle tecniche che poi hanno una loro ragione di esistere. Se abbiamo una parete importante, un po' grande, è chiaro che se la parete fosse molto piccola rischiamo di creare qualcosa che sia un po' troppo forte, diciamo, rispetto all'ambiente circostante. Quindi il disegno, i colori, la texture vanno sempre scelti anche in funzione degli spazi che abbiamo. I'm saying that obviously these type of techniques need a little bit more breath, you know, right? So you need like normally a little larger wall where you can basically express yourself a bit more. If the area that you're using is small or not big enough, then the risk is that it looks a bit like too much, you know. So you always have to be careful with choosing colors and with choosing the right definitions of wall. So you see how much this is already changing by adding again a bit of the silverish, you know, the lighter color that makes everything looks more subtle. Questo aiuta non solo a unire i due colori, ma a rendere anche i bordi molto più sfumati. Ok, sì, era esattamente quello che stavo dicendo, no? Che usare questa base di nuovo più chiara serve proprio ad alleggerire, a sfumare, tutto diventa anche un pochino più elegante e improvvisamente prende senso, diciamo. Dal punto di vista tecnico, questo chiaramente ci aiuta anche a gestire
la parete quando, perché con un po' di prodotto si riescono a fare ritocchi laddove magari abbiamo delle difficoltà. Okay, so the fact that we're using the silver on top, it also helps technically, says Errol, because if we need to do some little touch-up, we can always do this with this extra coat, let's say, that helps to blend in and also to connect one area to another. So then you take your trowel. So basically, it's more about your imagination and knowing when you start and where you want to reach. So you can keep on adding more colors, same as we did in the other panel, or you could stop here and just keep compressing a little bit so that the final look is more like blended and more, I would say, like more elegant, a bit softer. Ricordiamoci che comunque quando il prodotto poi si asciuga, si perde già un po', anche se non sono calci queste, quindi è ovvio che le tinte non cambiano, però diciamo che acquista in morbidezza, Chiaro, giusto? questo chiaro. Alla fine con il piatto della spatola si cerca di pulire un po' la spatola e volendo, alzando semplicemente un po' la spatola, si cerca di schiacciare il prodotto. Okay, so the final step will be always by using our trowel. So we keep it again a little bit flat, but not totally flat. So we can use a little like angle of the trowel, and we put a bit of pressure on this movement so that by compressing, you see how the again the two Anche tones, three tones, all the colors suddenly pop up, and it looks really cool and interesting. It could be even a little like design piece, like a drawing, sort of, painting piece of art that you si put potrebbero inside a. creare chiaramente queste sbavature di prodotto che non sono per niente male, alla fine fanno parte dell'effetto. And all this, areas where you see like the two colors or the three colors that are blending together, and little lines or like overlapping, we think this is the beauty of it. So again, we're not looking, trying to create anything that has that is perfect, but yes, we have to consider that the final look has to be to create a sort of harmony of colors and texture, and this is where normally things get more complicated. Chiaramente nella parte del pannello grande ci sono anche delle parti un po' scure, quelle rimangono un po' più centrali, in modo che il contrasto vada sfumando fino a raggiungere il celeste, Okay. il verde So e il bianco. we can say that, as Errol says, that basically we will leave some areas a bit more, like a bit darker, and other areas where we actually push more the silverish and this lighter pink, I would say. Se avete bisogno, potete utilizzare anche una spugna. Questo And you can always use a sponge. This is also an fa sì interesting che i tip. colori creino una Because parte un po' più rosa. so that the sponge brings a bit of the pinkish color also on top of the silver, which again helps to create something that is more like blended, as we say. Ok, Errol, mi sembra che almeno abbiamo provato a spiegare un po' anche l'effetto del nostro design piece, per il quale poi faremo sicuramente delle dirette dedicate. Mi dispiace che ti abbiamo tenuto in fondo, No, abbiamo avuto un po' di assolutamente. problemi oggi con la linea. Assolutamente. I'm sorry that we kept Errol like waiting till now, but we really had these big issues with the connection today. And okay, we'll see. Maybe, hopefully, we'll be a bit luckier, let's say, tomorrow. So, again, what did we show you today? Today, we talked of metallics and we started with Africa with this technique that is basically more of an aged look done using two colors of Africa, the black Africa Asmara and Benghazi, which is the gold color. And we also showed you how to create the undercoat before actually applying the stencil. And then we went through some other samples of metallic with this diagonal effects, or this that is a bit more like aged again, to reach this final, more like joyful type of color and application, which is basically the
Joy Revolution sample that you see in the marketing campaign, the Joy Revolution that we just that we recently launched, let's say. Thank you guys, grazie a tutti, grazie ai nostri tecnici, grazie Harald, molto grazie bello, molto diverso, perché poi l'importante è ricordarsi sempre di fare cose diverse, no? Noi siamo unici e quindi anche i nostri pannelli devono essere unici. Soprattutto avere il tempo, esatto. Quindi salutiamo i nostri boys. Ciao Luca e Harald, a, tutti, a debita distanza. Oh, portiamo le mascherine non perché i prodotti sono a solvente, come ha scritto no, qualcuno. Tutti i prodotti assolutamente all'acqua, però. E siamo ligi al regolamento. Esatto, esatto. Noi italiani siamo super ligi. Anzi, la salute dei colleghi. I'm saying we are all wearing masks not because the products are solvent based. We do only water, super water based products. It's just that these are the rules and we try to stick to the rules. Harald è albanese, Harald è più italiano di noi, però nacque lungo tanto tempo fa in Albania, ma nel frattempo... Ormai ho difficoltà a parlare in albanese. Ma magari ci puoi fare una diretta una volta o l'altra. Grazie Hans, thank you, ciao Stefan ringrazia Luca, Harald, bye Jesse, go to sleep, see you tomorrow guys, thank you, bye bye.